Questa sera parliamo di lavoro a Milano, Asso Lombarda, CGIL, CISL e UIL hanno realizzato e presentato un rapporto che fotografa l'economia milanese. I dati del rapporto confermano che il biennio 2009-2010 è stato un periodo nero per l'occupazione. Lo studio esamina però anche il welfare aziendale, ovvero quell'insieme di iniziative e di servizi che agevolano la vita dei dipendenti, segnalando come questo sia un fenomeno sempre più diffuso nel contesto milanese. Abbiamo ascoltato alcune autorevoli voci tra coloro che hanno presentato il rapporto. Ascoltiamo. 2010, inutile che lo dica anch'io, è stato un anno molto difficile dal punto di vista occupazionale, però la situazione nell'ultimo trimestre che abbiamo riscontrato, che riscontriamo in Lombardia e in particolare a Milano, dà qualche segno positivo. In particolare è sceso molto, diciamo, come sempre anticipando ciò che accade in Italia, in Lombardia e Milano è sceso l'utilizzo della cassa integrazione in tutte le sue forme. Dalle nostre indagini, diciamo, c'è una volontà degli imprenditori di investire quest'anno, quindi diciamo che pur continuando ad essere nella crisi ci sono dei segnali, in particolare a Milano e devo dire in particolare per le aziende Asso Lombarda, di prospettive un po' più positive. Il quadro del lavoro a Milano è che sicuramente c'è ancora una forte disoccupazione, come peraltro in tutto il resto d'Italia. Però sicuramente ci sono anche alcuni segnali di lenta ripresa e speriamo che questi segnali vengano confermati poi dopo nei prossimi mesi. Quali sono questi segnali? I segnali sono che alcune aziende hanno ripreso a produrre, hanno ripreso a esportare. Milano, come sappiamo, anche se viene qualche volta dimenticato, ha tuttora una forte base manufatturiera che vive sull'export e questo export sta riprendendo, per cui diciamo, seppur con poco apporto di nuova manodopera, e questo è il problema appunto che rimane, però per il resto l'economia un pochettino sta riprendendo, ci sono dei segnali positivi. La parte speciale del rapporto esamina invece il welfare aziendale. Esatto, sì, quest'anno ogni anno dedichiamo un'attenzione particolare a un argomento di interesse. Quest'anno si è diciamo convenuto che questa parte speciale fosse il welfare aziendale, inteso come una serie piuttosto variegata di iniziative che va da iniziative di natura previdenziale, assistenziale in generale, ma anche iniziative che in generale hanno l'effetto di rendere più facile la vita ai dipendenti. Quindi da questo punto di vista abbiamo da un lato l'assistenza sanitaria, dall'altro ad esempio abbiamo le convenzioni con agenzie viaggi, cinema, piuttosto che asilo o palestra aziendale. Economia ed occupazione sembrano dunque ripartire grazie anche ad importanti investimenti sulla formazione volti ad agevolare il recupero della competitività. Le piccole e medie imprese a livello nazionale e anche a livello locale hanno incrementato molto la formazione dei loro dipendenti e questo sicuramente è un motivo per noi di impegno maggiore anche in futuro, soprattutto sulle piccole imprese. Un esempio è che uno dei tre cavalli di battaglia che metteremo in gioco quest'anno 2011 in più, in aggiunta a quello che abbiamo fatto in passato, è proprio una maggiore formazione in ricerca e sviluppo sulle piccole imprese, e un altro tema sarà quello di una maggiore attenzione, per cui maggior denaro a disposizione per le imprese che si uniscono in rete. Sappiamo che a tutti i livelli si sta facendo un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese che si mettono in rete, si sta facendo a livello nazionale, a livello governativo, con dei piccoli incentivi fiscali che finalmente sono stati accettati anche a livello europeo. Anche noi faremo la nostra parte mettendo specifica formazione ad hoc per queste imprese.